niente da guardare? Ciao a tutti ragazzi! 999.714 visualizzazioni? Il mio primo milione è stato un video! Ciao a tutti ragazzi! Io mi chiamo Leonardo e benvenuti sul mio canale! Ebbene sì! Abbiamo raggiunto 1 milione di visualizzazioni sotto un mio video. Grazie a tutti ragazzi, invece di ciao a tutti. Grazie a tutti ragazzi! E visto che me lo state chiedendo in tantissimi, sì, sono uscito in TV sul canale 41, cioè K2, per uno spot pubblicitario degli appiccicatici XXL. Guardate, questa è la mia reazione quando mi sono visto per la prima volta in TV. Eh sì, la mia mamma era molto più emozionata di me. Adesso vi faccio vedere un po' di oggetti carini che ho preso nelle mostre che ho girato. Guardate, il primo è un T-Rex scheletro che da cui si può fare anche il calco col gesso e con l'acqua. Questo invece è un vulcano che è un dinosauro che esce da un vulcano. Guardate, traduciamo un pochino. Allora, bisogna mettere il vulcano dentro un contenitore e poi bisogna versarci l'acqua. Quando le bolle hanno finito di eruttare dal vulcano, bisogna svuotare l'acqua. Non sto proprio traducendo quello che c'è scritto perché non so tanto l'inglese. E poi bisogna versarla di nuovo e dopo 24 ore il dinosauro esce. Apriamolo insieme. Eccolo qua. Ah, eccolo. Eccolo qui ragazzi, il nostro bel vulcanino. È molto duro. Ok, mettiamolo nel contenitore e versiamoci dell'acqua. Eccolo qui, ciao! Salutiamo il vulcano, ciao! Ciao! Pronti, ai posti? Via! No! Guardate, ci sono bollicine. Bollicine. Aspettiamo che le nostre bollicine finiscano. Guardate. Intanto che il nostro vulcanino riposa nell'acqua e il dinosauro dorme, nel prossimo video ve lo farò vedere quando è nato. Che bello! Sarà carino secondo me. Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace se vi è piaciuto il video. E questo vulcanino che si deve trasformare in dinosauro e questo T-Rex che si è scassata la mascella, iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da Leonardo vulcanino dinosauro con mascella scassata e ciao ciao ciao.
Bye bye. Ciao bollicini. Leonardo Di